Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel chiostro, proprio dinanzi alla porta del convento dei frati minori cappuccini. Più volte ci siamo chiesti com'era l'atteggiamento di Padre Pio nell'andare a dirigere le anime, anche attraverso consigli, ecco, nella sua direzione spirituale. Ci aiuta a capire anche Pio Gherardo Trombetta, che afferma: Padre Pio era forte nella sua spiritualità austera e forte anche nella direzione spirituale. Questa fermezza con cui Padre Pio guidava le anime, racconta Padre Marcellino Senzaniro, nel loro cammino di purificazione e di perfezione, è un tema che è stato trattato a lungo da Padre Marcellino nel suo libro, Profilo di un Santo. Ecco, alcuni cenni, ad esempio Suor Benedetta Atene, che scrive: nella confessione ricordo che, accennando io a volte a difficoltà e a prove, Padre Pio, senza fare tante chiacchiere, diceva: confida nel Signore e prosegui sulla tua strada. In occasione dell'ultima malattia e della morte, racconta sempre Suor Benedetta di mia madre, io mi recai a casa. Ritornata a San Giovanni Rotondo, andai subito a confessarmi piangendo da Padre Pio: padre, mia madre, mia madre. E lui disse: stai tranquilla, tua mamma è salva. E ancora Nicola Bellantuono racconta: ricordo che mia madre talvolta assumeva degli atteggiamenti esagerati per delle necessità familiari. Allora io riferivo la situazione a Padre Pio e lui una volta mi rispose con tono deciso: ora basta.